tempo supplementare, tanta fatica. Il dato che dicevo col tuo collega Antinori è che ci dilettanti in campionato nazionale, ma la differenza la fanno ancora. I vecchi. Esatto. Ma purtroppo sì, questo è vero, però devo dirti una cosa, guarda, la nostra squadra, beh, oggi siamo rimasti in partita, secondo me i valori sono molto diversi, nel senso che Reggio Calabria secondo me è molto più forte di noi, al di là del punteggio, non ha segnato da fuori, ha segnato quando il supplementare, infatti ha vinto, non ha messo canestri, se comincia a metterla con tutti i ragazzi che ce l'hanno, i punti nelle mani, cambia la partita, ne è sotto di 15 e finisce così secondo me, non mettendo loro, difendendo nella zona, un po' battezzando, la cosa l'abbiamo portata per le lunghe. Ti dicevo che effettivamente è vero, ma noi abbiamo una serie di ragazzi, questi ragazzi, 8 dodicesimi di questi di oggi erano in Serie D, arrivati quinti in Serie D non più di 16 mesi fa. Si stanno allenando due volte al giorno da luglio, dal primo di luglio, che questi stanno ammazzando. Un ragazzo non l'hanno potuto tesserare per una regola assurda della federazione, un ragazzino del luogo, ma questi stanno ammazzandosi e sono i giocatori più scarsi con i quali abbia giocato, ma col più grande in vita mia ho giocato in Serie B, ho avuto mille soddisfazioni, ma le soddisfazioni dal punto di vista caratteriale, da parte di questi ragazzi, le ho avute lo scorso anno nei 4 mesi in cui mi hanno insegnato veramente. Questi non c'era un pallone che non si buttasse, come stasera. Avete visto, ci buttavamo, ci ammazzavamo. Poi ci sono dei limiti. Abbiamo segnato qualche canestro anche da fuori, dunque siamo riusciti a stare in partita, bravi anche noi. Però è la prima, l'emozione era tanta, soprattutto anche all'inizio. Infatti, il punteggio basso del primo quarto ci fa capire insomma che ancora un po' da rodare lo siamo tutti. Credo che l'esempio lampante di questa voglia del Paternò sia Vis più 5, partita ormai finita, arriva un'altra bomba. Sì, no, ma te Questo l'ho è detto, un segno ottimo. l'anno scorso non si è mollato mai, giuro, i valori, l'anno scorso noi abbiamo battuto in semifinale in C2, la squadra ha vinto 27 partite su 28, l'abbiamo battuta sia da loro che da noi di 15 punti, e i ragazzi non mollano mai, cioè meno 12, meno 10, eravamo meno 15 in gara 2 di finale, a 8 minuti alla fine abbiamo vinto la partita di 5, con contropiedi assurdi, con gente che si batteva, cadeva per terra e riprendeva la palla, dunque queste, se noi con questa mentalità dovessimo andare fino alla fine noi ci salviamo, che è un po' l'obiettivo penso della squadra, mentre penso che la Vis abbia obiettivi diversi, perché dopo playoff almeno. Secondo me la quinta, sesta forza del campionato, almeno sulla carta dovrebbe esserlo. A proposito di campionato, ma Trapani è imbattibile. Sì, assolutamente, come era Capodorlando 2 anni fa, sì. Sono secondo me le scelleratezze della federazione, perché tu inserire una squadra con 3 giocatori che giocavano in B per arrivare in Serie A l'anno scorso titolari, prendi De Matias, che l'avete visto l'anno scorso in Serie B, qualche giocatore di Serie B, lo porti in Serie C, prendi Virgilio, cioè in una piazza comunque dove ai playoff comunque 2.000 persone ci vanno, ma sinceramente non, è anche poco divertente, non capisco perché Rimini allo stesso modo faccia la B dilettanti, allo stesso modo Trapani no, ma questo tu rovini a Cireale che ha fatto la squadra, a Gela che ha fatto la squadra, rovini il lavoro di mesi di preparazione a un campionato, perché comunque, Strategie di un ma campo. certo, non, io non spendo i soldi, cioè so che c'è Capodorlando, dico quest'anno faccio un po' di attenzione, prossimo anno investo di più, cioè vuol dire è normale, è la legge del mercato. Ora con una sola promozione così i giochi secondo me sono gran fatti, possono perdere una partita, 2 partite durante l'anno per una serie di infortuni come fu Capodorlando che perse a Gela, partita assurda, 3 infortunati da una parte e gli altri si spanno la partita, però la pallacanestro non è come il calcio che puoi lottare se sei le isole fare ora, la pallacanestro i valori in 40 minuti vengono fuori, poi vincere di 10 ma vinceranno sempre. Complimenti.